Ciao ragazzi, ciao a tutti, benvenuti o bentornati su Tokyo Games. Io sono sempre Domingo, oggi vi porto il video guida per quanto riguarda Morgana. Prima di iniziare col video, ovviamente voglio ricordarti che sul canale trovi una serie di guide specifiche per i champion. Ho fatto una serie di video dove consiglio 5 champion facili per chi inizia a giocare. Ho fatto anche un video su guida per quanto riguarda le rune, ti lascio tutti i link in descrizione e nel primo commento. In più, ultimamente, come puoi vedere da questa grafica che ho preparato per le live, sto streamando su Twitch. Se ti interessa passare anche in live solo per un saluto, ti lascio il link in descrizione per quanto riguarda il canale Twitch. Se vuoi cercarlo, mi chiamo Domingo, trattino basso TG su Twitch. Comunque, in questo video voglio fare un video diverso rispetto agli altri video guida. Vediamo prima le abilità nel client e poi vi dico quali rune attualmente sono le più giocate su Morgana, quale sto usando io più frequentemente. E poi vi faccio vedere come la gioco io. Andiamo in game. Parliamo della passiva di Morgana, risucchio spirituale. Come funziona? In buona sostanza, Morgana, quando danneggia minion grandi, mostri grandi e campioni avversari, si cura. Danneggiando con le abilità questi target, Morgana si cura, riceve indietro una parte della sua salute. La Q è uno stun, è uno skill shot. Che se riusciamo a colpire l'avversario, lo blocchiamo per un po' di secondi. È lo stun più forte del gioco in quanto dura, ha un tempo di stun molto alto e lo stun aumenta in base a quanto maxiamo l'abilità. Anche per questo molti preferiscono maxare questa abilità per prima. La W è questa abilità che va a, diciamo, a marchiare una zona, faremo danni magici nel tempo e in più il cooldown di questa abilità viene ridotto in base a quanto ci curiamo con la passiva di Morgana. Quindi la passiva, usando l'abilità di Morgana, ci curiamo grazie alla passiva e curandoci con la passiva verrà ridotto il cooldown di questa abilità. Possiamo usarla più volte in buona sostanza. La E è uno scudo magico che blocca tutte le abilità dei champion avversari, ovvero blocca una prima abilità dei champion avversari, non blocca i danni degli attacchi. Quindi se shieldiamo un alleato o noi stessi e per esempio la dica di avversario ci focussa usando gli attacchi, l'energia scalerà uguale. Mentre se, come in questo caso, Thresh prova a grabbare, l'abilità viene bloccata. Viene bloccato sia il danno, che viene parato dallo scudo, e non verrà grabbato il nostro alleato, e neanche noi. La Suprema è questa abilità che permette a Morgana di bloccare gli avversari dopo qualche secondo. Questa abilità ha bisogno di canalizzarsi, cioè deve canalizzare. Si deve caricare, che non mi fa vedere il video. Boh, si è mancato. Comunque, questa abilità permette a Morgana di bloccare più target. Quando siamo ultati, diciamo, e l'abilità si sta caricando, riceviamo un aumento della velocità di movimento verso il bersaglio, verso il nemico, e gli avversari vengono rallentati. In più, gli avversari riceveranno un danno e verranno stunnati. Per quanto riguarda invece le rune, attualmente viene giocata con due rami principali. Il primo è stregoneria, quindi prendiamo la cometa, fascia del flusso, trascendenza e bruciare. Secondo ramo, ispirazione, tempismo perfetto che ci permette di avere un cronografo. Fondamentale perché con Morgana, uno dei primi item, se non il primo, un core item di Morgana, è la Zhonya. Zhonya è fondamentale perché Morgana, con la sua ultimate, per forza andiamo a ingaggiare e ci mettiamo all'interno dei team fight. E se vogliamo sopravvivere, è tempo che si canalizza la Suprema, abbiamo bisogno di zonearci, altrimenti diciamo che possiamo tranquillamente morire se gli avversari ci focussano. Seconda consegna biscotti che ci permette di avere un po' di sustain di energia e di mana. Poi nelle rune, diciamo, quelle della nanostatistica, andiamo di attacco fisico, cioè forza adattiva nelle prime due e resistenza fisica. Per quanto riguarda invece il secondo ramo, che è quello che preferisco attualmente, visto che nel meta girano molti assassin, è questo con il primo ramo determinazione, prendiamo sorvegliante, fonte vitale, corazza ossea e rivitalizzare. Rivitalizzare aumenta gli scudi e le guarigioni che lanciamo sugli alleati o che riceviamo. Poi secondo ramo uguale a quello diciamo del ramo stregoneria.
Questa tipologia di rune è molto, cioè, ci permette di essere più tankosi, tra virgolette, e ci permette di sopravvivere di più in questo meta fatto di, soprattutto di assassin. Girano tanti assassin sia in mid lane, in giungla e anche in bruiser, comunque fanno molti danni. Adesso andiamo in game e faccio vedere io come la gioco. Morgana possiamo startare con due item in base a come si vuole giocare. Se vogliamo giocare più aggressivo e fare più danno, startiamo del vantaggio del mago ladro. Altrimenti, se si vuole giocare più difensivo, possiamo startare di scudo reliquia. Io sto giocando con lo scudo, anche perché abbiamo contro due assassin, Vladimir, che pure è un champion molto forte, e in bot abbiamo Twitch e Nico. Come core item possiamo buildare incensiere ardente, che ci permette di aumentare le cure e gli scudi, e in più aumenta la velocità d'attacco dei nostri carry, quindi Tristan, cioè Tristan, quindi Caitlyn, Yasuo, e in più, come oggetto fondamentale, la Zhonya con Morgana è fondamentale, in quanto ci permette di ingaggiare più safe. Nella nostra ultimate, con la nostra ultimate siamo costretti a stare all'interno dei fight per bloccare più avversari possibili con il Morello. La sostanza ci difendiamo e diamo il tempo alla ultimate di canalizzarsi. Questo lo devo prendere io. Come ultimo item core vado di redenzione. Redenzione è un buon item e viene aumentata. Le cure di redenzione vengono aumentate con incensi ardente, quindi è buono. Adesso cerchiamo di concentrarci sul game. Le abilità da maxare possiamo maxare tranquillamente prima la Q, poi lo scudo e infine la W. Se maxiamo prima la Q, aumentiamo il tempo di stun di questa abilità, mentre se vogliamo maxare prima la W per poccare di più, aumenteremo i danni di questa abilità. Anche se non è proprio una cosa molto. Cioè, possiamo farlo, ma consumiamo molto più mana, in quanto la W è la seconda abilità che consuma più mana di Morgana. Quindi io penso di maxare comunque la Q e lo scudo come seconda. Vediamo come si mette, questi poccano tantissimo. Forse dovrei maxare la W per aumentare i danni di questa abilità. Guarda lei, guarda, si prende i danni in faccia. Buono. Però si è preso i danni in faccia. E aveva guarigione, tra l'altro pure la NAF, che non so perché. Sorvegliante, ovviamente gli diamo uno scudo a lei quando la shieldiamo o ci stiamo vicino. Questa runa probabilmente verrà modificata. Ho già letto un po' di notizie per quello che vogliono fare più avanti sul LoL. Verranno modificate alcune rune, tra cui anche quella che ha sostituito la cleptomanzia, perché attualmente viene giocata pochissimo e è un po' inutile rispetto alla vecchia cleptomanzia. E verranno fatti anche dei buff alle giungle elementali, tipo quella del vento e quella dell'infernale. Verranno piazzate più piante esplosive, più semi esplosivi. Questa da qua. Questa si prende gli schiaffi in faccia. Non ha più guarigione lei. Questo lo devo prendere io. Ok, perfetto. Ok, l'ha presa lei. Buono. La combo Morgana Caitlyn, diciamo che è una delle combo, le combo che sinergizzano bene in botlane. Come avete visto, se un avversario va sulla trappola, possiamo stunnarlo con la nostra Q facilmente, e con la sostanza rimane stunnato per parecchio. Qua gli ha fatto lo stesso gioco, l'ho stunnato io e lei ha messo la trappola sotto e è rimasto stunnato ancora.
A posto, possiamo regolare. Andata bene, dai. Io regolo, cioè io becco. Ok, perfetto. È andato bene. Siamo fatti 6 assist, 2 kill. Ora mi faccio scarpe da mobility, ci permettono di roamare più velocemente con i supporti fondamentali per aiutare più alleati possibili. Zonia come secondo item e terzo item redenzione. Poi vediamo un po' come si mette il game in base a quello che ci serve, ci buildiamo. Comunque, buona sostanza, potete giocare Morgana con due setup di rune, quello che ho detto all'inizio, o stregoneria o dominazione, per giocarla più difensiva, quindi andate di sorvegliante. I core item da buildare sono incensiere ardente, zonia e redenzione. Le abilità da maxare la Q, la E e la W. La Q maxandola aumenta, viene aumentato il tempo di stun, invece maxando la W aumentano i danni. E facciamo questa abilità. Sta un po' a voi decidere quale maxare per primo in base a cosa volete fare. Se siete sicuri di riuscire, se avete contro degli avversari con poca mobilità, pochi dash, potete maxare tranquillamente la Q. Viceversa, se avete dei champion come Ezreal, Lucian, difficilmente sono, oppure anche una Sivir che può bloccarvi l'abilità con il suo scudo, potete decidere di maxare la W invece della Q, così da fare più danno. Cioè, da fargli danno è meglio. Sta un po' a voi decidere come giocarla. Buono. Ho usato pure la Zonia, la Suprema. Potevo anche non farlo. Non so perché Kha'Zix ha preso il drago e non è tornato back, ma ha invaso la nostra giungla. Ti do una mano a lei a pushare. Visto che qui non c'è la torre, potremmo prendere inibitore mid e bot. Però questi pensano a farmare. Ecco, specialmente. Invece di pushare. Ho flashato la kill. Qua mi sa che ci muoio io. Che giustamente, ecco, uscita. Invece abbiamo il Baron, abbiamo preso due inibitori, potevamo chiuderla. Invece di tirare dritto mid, ecco, uscita top. Cioè, la bot pusha da solo con i super minion. Che cavolo sta a fa top? Io ho usato la Zonia prima. Vabbè. Non gruppiamo, quello è il problema. No, che cazzo ho fatto? Oh, forse mi ha salvato la suprema di Vlad, la Zonia. Castata per sbaglio. Però volevo usare redenzione in realtà. Dai che si chiude il game. Niente, per questo video è tutto. Io ti ricordo che ovviamente questi video sono fatti soprattutto per chi inizia a giocare e per chi inizia a giocare il champion in questione. Quindi dico un po' di cose generali sul champion. Non sono mie main, non posso mainare tutti i champion. Quindi qualcosa posso anche sbagliare. Magari se sei un main Morgana e vuoi
aggiungere qualcosa nei commenti, fallo tranquillamente così da aiutare potenziali player che vogliono iniziare a giocare, magari guardano il tuo commento e ne possono trovare beneficio. Per questo video è tutto, io ti ricordo che su Twitch sto iniziando a streamare, non ho ancora pianificato quali giorni e gli orari, quindi se ti va di lasciare follow e attivare la campanella così ti arrivano le notifiche. In più, in descrizione trovi anche le mie pagine Facebook e Instagram, se ti va, dacci un'occhiata. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, da Domingo.